terza media, seconda media, ho iniziato a fumarmi le canne. E da lì a poco abbiamo iniziato a bere, a stare sempre in giro. Com'era il rapporto con i tuoi genitori? E non ci sono mai stati. Io mi ricordo che potevo stare fuori una settimana e nessuno mi chiedeva niente. E me questo ti faceva soffrire? Sì, stavo molto male per quello, perché mi sentivo solo. Da quella sera, quando ho provato per la prima volta i farmaci, ho subito riconosciuto che la cosa, che la sensazione che volevo addosso era quella. Qual era? Non sentire niente, essere vuoto quasi, perché a me, io non riuscivo a gestire la mia sensibilità, le mie emozioni. Subito dopo quella serata lì ho iniziato a cercare qualsiasi farmaco possibile. Cosa usavate? Cocaina, ketamina, MD, praticamente tutto. Tutto a parte l'eroina, fino a che ci siamo persi tutti. Ho iniziato a prendere lo Xanax e io lo prendevo perché quello non mi faceva sentire niente. Io sono arrivato a un certo punto in cui ero veramente uno zombie e tra l'altro anche cercando di riempire la mia vita di cose, di rapporti, ho anche avuto una figlia. Sapere che avevo creato questa vita qua mi faceva sentire uno schifo. Quando dovevo andare a trovare la bambina dovevo mangiarmi una manciata di pastiglie perché sennò stavo male. Fino a che poi ho raggiunto il limite. E chi hai chiesto aiuto? A mio padre. Gli ho chiesto una mano perché continuavo a finire in ospedale, continuavo a stare male. Ricordo che mi chiusi in camera in preda a un attacco di panico e ingoiai una cosa come 30 pastiglie di colpo. Mi sono svegliato un giorno dopo con la faccia sul pavimento. Ho detto basta, non ce la faccio più. Mi ricordo che sono andato in salotto da mio padre, l'ho guardato e gli ho detto io smetto con tutto veramente, però non ce la faccio più, dovete darmi una mano. E lui ha trovato San Patrignano. Mi ha dato la forza di sognare ancora, ma di avere degli obiettivi. Cosa stai facendo qui? Qua dentro sono al forno, lavoro nel settore del forno. Poi comunque io ho ripreso in mano la scuola, perché avevo mollato scuola e appunto quest'anno mi farò la maturità. Sono proprio grato, sono ultra felice di essere finito qua dentro. Non vedo come avrei potuto diventare quello che sono senza questo posto. Con lo schifo che mi credevo prima, il bene che mi voglio adesso è una cosa che mi fa sentire vivo. Ho trovato un'altra famiglia e la cosa più importante adesso è che so chi sono e so chi voglio essere.